Oggi parliamo con il dottor Marco Morandi, che è un ricercatore presso l'INDIRE. Il dottor Morandi è il responsabile di una struttura di ricerca che si occupa di didattica laboratoriale in ambito artistico. Questa è una struttura che è nata da alcuni anni e si occupa, appunto, come dice il titolo stesso, di promuovere la didattica laboratoriale in diversi ambiti artistici. In particolare, loro stanno lavorando soprattutto sulla musica e sul teatro, ovviamente applicate alla didattica, appunto, nelle scuole di ogni ordine grado. Ecco, incominciamo proprio da questo. Voi lavorate con scuole, con studenti dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. La vostra ambizione, diciamo, il vostro obiettivo è un po' quello di promuovere queste attività in modo da riuscire a costruire un curriculum che vada dalla primaria fino alla fine del percorso degli studi. È così, è giusto? Sì, esatto. Parlando di musica, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Parlando di musica, sì, il nostro obiettivo è quello. Sappiamo che la musica è nell'orario scolastico della secondaria di primo grado, sappiamo che è in qualche modo anche nella primaria e sappiamo che si può molto potenziare gli aspetti della didattica della musica all'interno della scuola primaria. Nella secondaria di secondo grado invece la musica manca e uno dei nostri obiettivi è quello di portarla lì, no? Per fare una battuta, mi piace dire, ci piacerebbe portare la musica dove al momento non c'è, nella secondaria e secondo grado, in cui fra l'altro la musica è così importante negli adolescenti e potrebbero essere fatte molte attività e molti progetti mirati, non solo musica strumentale o pratica della musica, ma anche sulle competenze fondamentali, che sono ad esempio quelle dell'ascolto, in cui diciamo, puntiamo molto, in cui crediamo molto. L'educazione all'ascolto è uno dei primi, dei pilastri dell'educazione musicale, a mio parere, e molti progetti di questo tipo possono essere avviati sia dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado con grande efficacia. Ecco. Senta, e le scuole rispondono interloquendo con voi in che modo? Cioè, vi inviano dei loro materiali, voi questi materiali li raccogliete, li mettete a disposizione delle scuole stesse? Come funziona? Lo scorso anno, durante il lockdown, abbiamo avuto questa idea di replicare la festa della musica, che è una settimana a maggio, in cui c'è questa festa della musica all'interno del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo deciso di portarla su web, su internet, quindi in epoca di lockdown. Normalmente queste vengono fatte molte attività in presenza nelle scuole, in una specifica scuola d'Italia che organizza la festa della musica, e in tutte le scuole vengono fatte molte attività. L'anno scorso, in tempo di lockdown, abbiamo trasferito questa cosa su internet e quindi l'abbiamo fatta noi di INDIRE, questa rassegna, e abbiamo chiesto alle scuole di mandarci i loro video, di mandarci le loro cose per cercare di mantenere viva la passione della musica nei ragazzi, che quindi suonando a casa anche durante il lockdown, in qualche modo mantenevano il contatto con la musica e con l'educazione musicale. Abbiamo fatto una prova, era tutto molto, molto strano l'anno scorso, erano tutte cose nuove. E questa cosa è andata molto bene, abbiamo ricevuto migliaia di video da, mi sembra, sulle 500 scuole, quindi un risultato molto buono. Quest'anno l'abbiamo rifatto. Pensando che in realtà il lockdown ora è molto meno, le scuole sono pressoché in presenza o in semipresenza, quindi ci aspettavamo un risultato un po' minore. In realtà abbiamo finito adesso la rassegna di quest'anno e abbiamo ricevuto più video e con lo stesso numero di scuole, quindi c'è proprio un'attenzione che piano piano sta anche crescendo, e quelle scuole hanno voglia, bisogno, necessità di condividere le loro attività musicali, che mi creda sono veramente meravigliosi. In alcuni casi sono veramente emozionanti e commoventi. Si vede proprio non solo i docenti che sono illuminati e appassionati, ma proprio l'organizzazione scolastica che vede nella musica una modalità non solo didattica, ma anche di aggregazione
degli studenti e in alcuni casi con risultati molto belli, insomma, davvero. Senta, da dove arrivano i fondi per finanziare queste attività? Da quale strumento normativo? Allora, questi fondi, alcune cose che noi facciamo sono, diciamo, a costo zero, nel senso che la rassegna che abbiamo organizzato è tutta organizzata con risorse interne, quindi non abbiamo finanziamenti, diciamo, di nessun tipo. Abbiamo organizzato questo evento, tutte le nostre risorse interne si sono adoperate per realizzare strumenti, piattaforme e mettersi in collegamento con le scuole, quindi in realtà non abbiamo finanziamenti specifici su queste cose. Abbiamo solamente delle idee e cerchiamo di valorizzare la musica all'interno delle scuole e della scuola italiana attraverso appunto questo tipo di attività che sono in qualche modo di voglio dire repository, diciamo, di mettersi a disposizione al centro di una rete che è la scuola italiana in cui noi facciamo da come dire, accoglienza di tutte le loro pratiche. A noi è una cosa in generale che è bella e interessante, a noi serve poi per studiare anche queste cose. Ad esempio, quando noi chiediamo queste risorse, facciamo compilare un po' alcune schede, no? Ma anche molto, molto brevi, in cui le scuole dichiarano che tipo di genere musicale è il video che mandano, quali sono gli autori che vengono utilizzati. Quindi noi abbiamo alla fine una sorta di piccolo monitoraggio su qualche migliaio di video, però quindi non sono numeri piccolissimi, sono numeri, diciamo, medi, non grandissimi, ma medi, in cui riusciamo veramente a capire quali sono gli autori più usati nelle scuole, cioè chi viene suonato. Alcune cose ci viene in mente che siano scontate, no? Bach, Mozart, Beethoven, Dino, una gioia, ce le immaginiamo ed è così. Molte altre invece non è così. Ci siamo accorti che viene molto usato Morricone, ad esempio, le musiche dei film, oppure vengono molto usate le musiche pop, quindi il pop è entrato molto all'interno della musica facendo le canzoni, ma anche Ed Sheeran o i Coldplay, insomma. Senta, senta, dottore, una curiosità, il jazz a che punto si colloca? Allora, il jazz è uno dei generi che noi abbiamo, ovviamente abbiamo chiesto e viene molto utilizzato, diciamo un po' meno dal punto di vista della pratica strumentale, ma anche lì molto, viene utilizzato in contesti in cui ci sono le orchestre scolastiche. Ad esempio, molte scuole hanno delle orchestre. Ecco, quel tipo di orchestre, mentre le attività delle classi in due, in tre, in quartetti, sono cose che fanno più canzoni oppure fanno cose classiche di musica classica, dove ci sono le orchestre, quindi delle esperienze orchestrali, il jazz è molto utilizzato. Senta, invece in ambito teatrale cosa state facendo? Qual è il vostro programma? Allora, il nostro programma al momento è, abbiamo due progetti attivi per il momento. Il primo è quello di una sezione di buone pratiche, o meglio, cerchiamo di ripercorrere i passi di un progetto che abbiamo fatto 2 anni fa che si chiama Musica a Scuola, che è un repository di buone pratiche, e sul teatro stiamo cercando di lavorare sulla parte appunto della metodologia teatrale, quindi non con discipline, ma sulla metodologia, cercando di sviluppare dei format di restituzione di buone pratiche e cercando delle buone pratiche da poter diciamo sottoporre e realizzare appunto con cui realizzare delle narrazioni che possano essere replicate da parte di altri docenti. È un'attività che abbiamo già fatto sulla musica, che è andata molto bene. Abbiamo questo portale che contiene già 110 buone pratiche, tutte narrate, raccontate dai docenti e montate con immagini delle attività realizzate in classe, e la stiamo ripercorrendo sul teatro. Sempre sul teatro abbiamo iniziato adesso un progetto che inizierà fra una settimana all'interno della scuola Elbana, della comunità Elbana dell'Isola d'Elba in Toscana, in cui c'è una rete di scuole dell'Isola d'Elba, e stiamo iniziando a lavorare sul teatro con progetti teatrali che vedono sia le scuole che, diciamo, degli educatori, dei professionisti, degli attori
svolgeranno nel corso di questo del prossimo anno scolastico, svolgeranno delle attività. E insomma, questa è una sperimentazione che abbiamo iniziato e di cui siamo anche molto orgogliosi perché speriamo che produca dei buoni risultati e continuare su quel modello per portarlo, diciamo, per estenderlo nel territorio e da una piccola comunità estendere questo tipo di modello di progetto ad altri territori. Ecco. Senta, dottor Morandi, ma ovviamente la musica, il teatro e tutte queste cose sono attività di tipo artistico. Siamo un po' abituati a vederle in collegamento più con discipline come la storia, la letteratura o cose di questo genere. Però forse ci sono anche dei legami con le discipline scientifiche, quindi c'è qualche cosa in questo ambito che voi state facendo? Musica e Sì, scienze, musica e informatica, ecco. esatto. Al momento abbiamo quest'anno fatto un accordo con un importante centro di musica sperimentale contemporanea di Firenze che si chiama Tempo Reale, con cui stiamo iniziando a sperimentare il coding musicale attraverso un software, diciamo, che si chiama Sonic Free, che permette di programmare, quindi i ragazzi sostanzialmente compongono musica programmando al computer, che sembra una cosa molto strana e anche una cosa un po' che non ci stanno bene. In realtà ha un senso e garantisce una serie di competenze anche trasversali che riguardano sia la musica sia l'approccio, diciamo, alla programmazione intesa come organizzazione. E quindi è una sperimentazione, no? Sono quelle cose che iniziamo, su cui ci mettiamo moltissima energia e su cui, insomma, siamo anche ansiosi di guardare che tipo di risultati possono avere, perché noi ci crediamo molto e quindi abbiamo iniziato questa cosa che appunto è un po' strana, ma è già una realtà. Ci sono già docenti che la fanno e già scuole che classi che la sperimentano e quindi ci siamo detti perché guardiamola, capiamo cos'è, perché può essere interessante e allargare il campo alla trasversalità della disciplina musicale, che quindi va anche verso altre discipline o altre competenze, diciamo. Senta, il bilancio quindi di questi 2, 3, 4 anni di attività mi pare di capire che per voi è positivo. Parliamo però del futuro. A partire dall'anno scolastico 2021-2022, perché poi oramai siamo proiettati già sul nuovo anno scolastico, le scuole che finora per un qualunque motivo non hanno ancora potuto o voluto partecipare, ma che invece adesso vogliono inserirsi, lo possono fare e come possono fare? Allora, lo possono fare. Noi abbiamo intanto i nostri due progetti principali, che sono appunto musica scuola.endiri.it e la musica unisce.endiri.it, che sono rispettivamente il nostro repository di buone pratiche e la rassegna. All'interno di questi due progetti noi possiamo sia accogliere eventualmente delle cose che fanno, specie sulla rassegna, oppure cercare di mettersi in contatto per cercare co per, di capire come possiamo organizzarci. Diciamo, noi siamo al servizio delle scuole, possiamo dirlo Certo. senza nessun tipo di remora, noi lavoriamo per i docenti e per le scuole, mentre musica a scuola è più rivolto ai docenti che raccontano le proprie esperienze in classe. La rassegna è più rivolta alle scuole come raccoglitore di performances e altre buone pratiche. Abbiamo anche il piano delle arti, noi diciamo, lavoriamo sul monitoraggio del piano delle arti e anche lì noi raccogliamo attraverso un portale che abbiamo realizzato, noi siamo appunto di supporto al piano delle arti, quindi noi facciamo monitoraggio e pubblichiamo i progetti che vengono effettuati dalle scuole. E quindi anche lì abbiamo questo progetto che si chiama Piano delle Arti.endire.it, che raccoglie i progetti realizzati dalle scuole nei primi avvisi del Piano delle Arti, e c'è anche un monitoraggio di quello che è successo. Quella è una cosa che noi facciamo
perché appunto la legge ci chiede di farlo e ce ne occupiamo noi all'interno della nostra struttura. Quindi anche da lì le scuole possono capire cosa fare, dove sono, dove vengono effettuate alcune attività specifiche, perché le abbiamo tutte raggruppate e le abbiamo tutte descritte con delle parole chiare. Quindi quali sono le scuole che fanno teatro, musica in Italia? C'è una navigazione con una cartina geografica ed è anche molto interessante, anche per capire chi lavora su cosa. Senta, lei ha citato il piano delle arti, chiariamolo per magari chi non è proprio perfettamente informato. Il piano delle arti è un piano nazionale previsto dal decreto legislativo numero 60 del 2017, che ha anche appositi finanziamenti, è uno dei decreti legislativi derivanti dalla legge 107 del 2015 e quindi è questo, è giusto, dottore? Ho detto Sì, noi bene? facciamo proprio sulla legge, noi facciamo appunto il monitoraggio delle attività, gli avvisi sono l'appanaggio del Ministero, il Ministero emana avvisi e fa. Noi proprio per legge lavoriamo in accordo con il Ministero sulla parte di monitoraggio, quindi facciamo dei monitoraggi su quello che sta succedendo nel piano e poi ne abbiamo già pubblicato uno e poi noi ci lavoriamo per farci mandare per ricevere i progetti, quindi poi li pubblichiamo così possiamo vedere chi lavora su cosa all'interno dell'Italia, anche geograficamente parlando, perché noi geolocalizziamo gli istituti scolastici che lavorano e quindi ogni istituto ha uno o due progetti sul piano delle arti e quindi noi attraverso quei progetti noi li prendiamo con delle parole chiave e li possiamo navigare per ambiti e per argomenti. È interessante. Bene, ringraziamo il dottor Marco Morandi e facciamo a lei e alla sua struttura i migliori auguri per la conclusione delle attività di questo anno e soprattutto molti auguri per la ripresa nel 2021-22, che ovviamente tutti quanti, è inutile dirlo, ci auguriamo sia finalmente una ripresa vera e che si possa davvero riprendere a fare musica, teatro e tante altre attività, in modo da sviluppare anche un aspetto molto importante che è anche quello della socialità, cioè la musica e il teatro sono anche attività che servono per sviluppare competenze di natura sociale, per imparare anche a stare insieme, ascoltare la musica insieme e farla insieme. E quindi ci auguriamo che l'anno prossimo si possa anche pienamente raggiungere obiettivi di questo genere. Grazie Sì, ancora, lo dottor Morandi. spero anch'io. Grazie mille e a presto. Grazie a tutti.